Perfetto, perché la mia statua è così avanti? Buongiorno. No, mi stanno pulizzando il gigante. Mandiamo le truppe di supporto. Presto, contrattaccate. E la iniziamo impazzesca. No, grazie, sì, so già cos'è accaduto in passato. Aggiungi un posto a tavola che c'è uno zombie in più. No, qua ce ne sono tanti più del previsto. E tre giganti. Tre giganti come, dove, quando e perché? Signori, prima di iniziare questa nuova puntata di Stick War Legacy, ho una piccola richiesta. Qua sotto nei commenti mi fate sapere se volete che continuiamo Stick War Legacy oppure Stick War 3, perché gli ultimi episodi sono andati maluccio, quindi ovviamente presumo che il gioco non vi interessi più. Prima, tuttavia, devo fare un piccolo stacco pubblicitario, durerà un paio di minuti, e si parla di un browser che potrebbe interessare soprattutto i videogiocatori. Dateci un'occhiata, è gratis! Signori, oggi vi presento Opera GX, un nuovo ed innovativo browser gratuito con incredibili funzionalità, perfetto per i veri videogiocatori che potete scaricare dal link in descrizione. Partiamo dal GX Control, un pannello che permette di regolare i consumi di RAM e CPU mentre state giocando con il browser aperto. Perfetto per chi deve gestire uno stream e vuole evitare che la live ne risenta o che la partita online possa laggare. Dal primo pannello potete vedere il consumo di CPU e RAM di ogni singola scheda, in modo da chiudere quelle più esigenti. Dal Network Limiter invece potete regolare la quantità di banda riservata al browser scegliendo fra le opzioni presenti, funzione assente in browser come Google Chrome. Il RAM Limiter invece permette di impostare la quantità massima di RAM che Opera potrà usare. Sappiamo molto bene come certi browser invece siano golosi di RAM. La CPU Limiter svolge la medesima funzione, ma nei confronti dell'uso del processore. Anche qui vi basterà regolare l'indicatore in base alla necessità e vedrete come i vostri gameplay procederanno senza rallentamenti. Opera GX inoltre dispone di tantissime estensioni, lo potete personalizzare a livelli incredibili, potete integrare anche i programmi di messaggistica come Facebook Messenger, WhatsApp, Discord e molto altro, tutto dal vostro browser e riceverete qui tutte le notifiche. E c'è anche un'estensione dedicata a Twitch, così verrete avvisati appena uno dei vostri streamer preferiti avvierà una live e la potrete vedere direttamente. Potete anche collegarvi ai più famosi siti per ascoltare la musica, come YouTube Music, Apple Music, Spotify e molto altro. Il browser non è mai stato così tanto multimediale e completo. E non dimentichiamoci del GX Corner, fiore all'occhiello di Opera GX, che vi permette di rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo videoludico, dalle notizie quotidiane alle date di uscita dei videogiochi. Giochi. Grazie a questo browser sarete sempre informati su tutto, troverete anche i giochi gratis al momento per le varie piattaforme e molto altro. E se siete stanchi di tutte quelle pagine web che vi accecano come una flashbang a causa del loro sfondo bianco, sappiate che Opera GX include anche una pratica funzione per convertirle come per magia. I vostri occhi vi ringrazieranno e la lettura procederà senza intoppi. Quindi, cosa state aspettando? Provate anche voi Opera GX cliccando sul link in descrizione. È disponibile sia su PC che su piattaforme mobile. E credetemi, la vostra navigazione non sarà più la stessa. Ed eccoci ritornati e ovviamente iniziamo subito con lo spacchettamento. Sì, perché ancora una volta ho rifatto quel cocchio di primo livello per raccogliere abbastanza stelline, relative ceste e tutte cose. Tanto lo sappiamo tutti che il telone non c'ha chiurlo ma neanche a pagarlo, santo cielo. Vediamo un po', no. Andiamo avanti, che meglio, andiamo avanti. Ti picchio tutte le ceste, porco cane. Guarda, guarda, guarda. Apprezzo le 25 gemmine, non dico di no, ma la poracitudine. Gioco la poracitudine, porco cane. Andiamo avanti che è meglio. Allora, dato che oggi è sabato, dovrebbero aver rilasciato due nuove missioni settimanali. Marrone. Mi ero dimenticato che sulla mappa fa giri strani. La 163 e la 164. Allora, distruggi la statua del nemico. Questa è complicata. Dobbiamo affrontare le lame insanguinate. Mi pare che le abbiamo già sconfitte lo scorso episodio. Dovrebbero essere quelli con lo spadozzo gigantesco. Tuttavia ci danno l'insta build. Partiamo con 5000 di oro. Fatta. Fatta, la vinco subito adesso, now. Allora, un attimo che abbiamo la skin, quella sbaglietta, quindi rimettimi quella di lava, che cosa buona è, tanto, tanto giusta. Contro quelle unità, secondo me, la superiorità numerica è la cosa migliore. Sì, lo so, stiamo riciclando certe tattiche, ma ragazzi, funzionano, quindi chi sono io per lamentarmi? Una combinazione Swordraff e Archidon e vi sono tutti felici e contenti. Così, visto che abbiamo 5000, possiamo reclutare un paio di minecraftiani e poi uno sproposito di Swordraff e un po' di Archidon nelle retrovie, che cosa buona e tanto giusta. Perfetto, perché la mia statua è così avanti? Buongiorno. Cosa sta accadendo? Gioco? C'è qualquadra che non cosa? La statua non dovrebbe essere qui, la statua dovrebbe essere qua. No, no, non va bene. Non va decisamente bene sta storia.
Ok, facciamo finta di nulla che è meglio. Reclutami altri due minecraftiani. Nel frattempo, però non gradisco. E sì, come potete notare, c'è lo spadozzo iper serio che mi ricorda il videogioco Soul River. È un videogioco di tipo una ventina di anni fa. Era carino, con Reziel e tutte cose. Blood Omen dovrebbe essere la saga. Pochissimi lo conosceranno, ma vabbè, dettagli. Allora, partiamo direttamente all'attacco, visto che abbiamo uno sproposito di genti. Però noto che anche il nostro avversario c'ha tanti ragazzuoli. Vediamo di sparare un po' di frecce. Arcidon, presto! Frecce degli Arcidon. Grazie, meglio tardi che mai. Olè, li abbiamo triturati malermo. Ok, inseguiteli, inseguite i bastardi. Bullizzateli male anche la nonna, ma soprattutto bullizzateli male la statua. Vai così, vai così, vediamo un po', arrivano i rinforzi. E ciaone, non mi muovo di qui. Non mi... no, ragazzi, ragazzi, volevo che trituraste la statua, magari. Quando vedo il secondo, senza fretta. Io vado a farmi un caffettino intanto. No, no, aspetta, sono tornato in tempo. Perfetto. E è stata una vittoria lampo, 1 minuto e 30 secondi. Ti piace vincere facile, ponci, ponci, popopom. Ma soprattutto, ma questo è il bellissimo Conquer the Tower. Scarica anche tu Conquer the Tower e potrai vivere delle emozionanti avventure che qualunque altro gioco di questa tipologia ti ha già offerto. Facciamo finta di nulla che è meglio e passiamo rapidamente a 164. Allora, dobbiamo distruggere la statua del nemico, una Gold Rush, e partiamo con 2500. Ai, abbiamo le unità vampiriche. Entrambi comandiamo i giganti, i leoni dagli Swordraff. Sì, ma quanto... maronne. Mi dai poco potenziamento, giuoco. Mi inquietano più che altro i giganti. Sicuramente anche lui li utilizzerà. Quindi punterei tutto sui nostri... no, scusi, ho cliccato a caso, porti pazienza, dicevo. Sui nostri Leonida, che è cosa buona e tanto giusta. Mi dispiace, Ciccio, stavolta non ci sarai utile. Allora, vedo che arriva subito un Leonida e un gigante. Vabbè, spawnami uno sproposito di Leonida, perché a Minecraftiani siamo messi effettivamente tanto bene. Oh mio Dio, vabbè, cos'è sta cosa? E il suo gigante è ferito? Non che la cosa mi dispiaccia. Allora, cerchiamo di attaccare preventivamente o questo mi trita tutti i minecraftiani? Sì, ma signori, non possiamo andare avanti in questo modo, grazie gigante. Ma lui c'ha già il gigante, allora, ritiriamoci che mi pare la tattica migliore. Tanto comunque siamo pieni zeppi di denaro, non ci resta che attendere che ci spawnino i Leonida. Vediamo un po', c'è stanna, fa il chiurlo a strisce. Parche di quelli per porca. Vabbè. Guarda quanti ne hanno mandati. Ma è una truffa di proporzioni bibliche, peraltro. No, mi stanno bullizzando il gigante. Mandiamo le truppe di supporto. Presto, contrattaccate. Quanti ne abbiamo? 4 e basta. Della serie meglio che niente. Ma di questo passo ci moriamo male male. Non so se spawnare qualcuno. Ma chi, porco cane? Leonida, facciamo un attacco faigo. Vai di attacco faigo. Ok, no, troppo tardi. Non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. E Minecraftiani, ci aspettavate mezzo secondo? Sarebbe stato decisamente meglio. Ok, speriamo che i leoni arrivino a bullizzare il tizio. No. Ritiriamoci perché questo sicuro è il bastardo. Se qualcuno se lo stesse domandando, sì, ci hanno bullizzato male la maggior parte dei minecraftiani. Ok, i nostri arcieri dovrebbero riuscire ad abbattere il gigante con quanta facilità. Con quanta facilità. Tuttavia, i leonida sono un altro paio di maniche. Oddio, beh, quelli di base non sono un problema. Vai così, perfetto, attaccami anche i leonida. Attaccali molto di più. Non li stai attaccando abbastanza. No, decisamente non li stai attaccando abbastanza. Ragazzi, uscite perché ci stanno bullizzando male la statua. Non mi fate utilizzare la coroncina. Cioè, la missione di prima era anche troppo semplice. Questa è bastardamente difficile. Ok, attaccate presto. Fateli fuori. Vabbè, ma continuano ad arrivare unità. Ma non posso far nulla. Ma allora dillo che sei fetente, dannazione. Ok, sembra che stiamo avendo la meglio. C'è un leonida bloccato lì, non si sa far cosa. Signore, se vuole avanzare con il resto della squadra. Ma qua ci bullizzano. Qua ci bullizzano perché... usa la coroncina. Usa la coroncina, sennò qua siamo morti. Ma che cocchio, ma non vale. Ma guarda che mi bullizzano tutti. Perfetto, i nostri uomini stanno avanzando finalmente. Richiediamo qualche altro minecraftiano o qua passeremo un brutto quarto d'ora. Oh, il lato positivo è che la statua adesso ha di nuovo vita massima. Però guarda sto tizio, è in fin di vita, signore. Torni in base. Aspetta che proviamo a bullizzare anche noi adesso i suoi cocchi di minecraftiani. Vai così. Avessi io i leonida con l'armatura vampirica, sarebbe tutto un altro paio di maniche. Continuate a bullizzarli, fateglieli fuori tutti. Così non può spawnare unità. Porca di quelli per porca. Ordinate altri minecraftiani, presto. More minecraftiani. E vediamo anche di velocizzarli nel frattempo, che cosa buona. E tanto giusto perché Papino c'ha bisogno di un sacco di denaro. Ok, decisamente molto meglio. Queste sono le ultime unità. Prova a spawnare qualche altro leonida. Ma glielo facciamo fuori alla velocità della luce. Non attaccate la base nemica. Vai, tappeta, torna indietro.
Ok, la situazione adesso volge a nostro favore. Abbiamo un sproposito di minecraftiani. Ci stanno contrattaccando! Ricontrattaccate anche, anche noi. Porco cane. E che cocchio. Dai, che ho la gente ferita gravemente purtroppo. Però li abbiamo bullizzati male. Guarda che c'è il minecraftiano. Bullizza il minecraftiano, porco cane. Sì, vabbè, ci vuole una vita a spawnare i leoni. Ragazzi, è un solo minecraftiano. Non mi sembra una grande minaccia. Dai, accoltella il bastardo. Accoltella il fetente. Ma vabbè. Siete una M. Siete una M di proporzioni bibliche. Senti, dammi casomai qualche spadaccino standard. Qualche sword raffia. Chi si è visto, si è visto. Dai, gente, più rapidi, più veloci. Non state farmando praticamente risorse? Mi sa che mi conveniva potenziare gli sword raff come al solito. Ma volevo evitare di riciclare sempre le stesse tattiche. Allora, inizierei bullizzando un attimino la statua nemica e incrociando le dita. Perché se viene fuori un gigante, siamo belli che morti. Forza, forza, continuate ad attaccare. Bravi, miei prodi, perfetto. Preparatevi alla ritirata strategica. E vabbè. E tre giganti. Tre giganti, come, dove, quando e perché. Siamo morti, gente. Siamo assolutamente immancabilmente morti. Proviamo a mettere un nostro gigante, ma qua la vedo brutta. La vedo tanto, tanto brutta. Mandiamo casomai un po' di zombie che passavano di là e via. No, 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 aspetta, 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 mi sono dimenticato che ci sono i minecraftiani. Contrattaccone. Aspetta, Leonida, Leonida, lanciate le lance. Maronne, maronne, ci hanno fatto male, ha sbuttato l'orgoglio. Oh, uno è già morto. Porco cane, l'hanno triturato male male, non me l'ho accorto. La potenza è nulla senza controllo. Non c'era neanche bisogno di usare l'attacco dei Leonida, quello speciale speciale. Però adesso possiamo tranquillamente bullizzare la statua e porre fine a questa battaglia imbarazzante. Non attaccate. Ah, perché ce l'hanno qui i minecraftiani. Grazie signori, se mi fate vincere lo scontro appena possibile. Missione bastarda. Ammetto, all'inizio era palesemente truccata. Yay. Dai, che voglio le chest, quelle rare faighe. Ok, facciamo qualche altra missione del passato. Dobbiamo affrontare le spade sanguinate. Ancora una volta, partiamo con 3000 di oro e ci danno la tempesta di fulmini. Magia che non credo di aver mai utilizzato in questo capitolo del gioco. E vabbè, allora dillo che me la vuoi far vincere facile facile. Allora, questa volta vado di superiorità numerica, porco cane. Ha funzionato sempre. Non cambio le mie opinioni. Perfetto, vai così senza un minimo di rispetto. Magari potevo evocare anche qualche minecraftiano nel frattempo. Ma vabbè, dettagli. Non è che ci attaccate già, vero? No. Voi state fermi lì, bravi ragazzuoli. Oh, che gentili, mi hanno dato la magia dei fulmini. Ne abbiamo tre, mi sa che queste costano. Forse varrebbe la pena tenerle da parte, non so neanche come funziona. Ok, nel frattempo ho fermato la produzione di soldati e ho richiesto 3-4 minecraftiani. Sembra che ci stiano già attaccando. Perfetto, continuate a richiedere ragazzoli standard. Guardali come fuggono i bastardi. No, no, adesso vieni qua, cos'è che hai detto su mia nonna? Porca, quelli per porca, è una questione personale. Veloci, continuate a richiedere truppe. Perfetto. Oh, vedi che ci siamo vendicati pesantemente. E che cocchio. Fuggono, no, 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 con cocchio che fuggi. Ragazzi, cerchiamo magari di non bullizzare subito la statua. Giusto un pochettino, ma tornate indietro. Giusto un pochettino, non esagerate, non voglio i loro rinforzi. Ok, gli abbiamo fatto capire chi comanda. Che poi non ho capito perché mi è andato sta magia. In questo contesto è praticamente inutile. Allora, vediamo di attaccare nel frattempo. Qui non mi daranno mai tutte le unità che ho richiesto. Signori, io fuggirei alla velocità della luce. Niente, ci provano comunque. Hanno una netta inferiorità numerica e tanto resistono i fetentoni. Ok, questa volta gli abbattiamo la statua. Sì, sì, ma spostati, pezzentone. Ok, vai così. Vediamo un po'. Ui, lolla. Stanno arrivando unità serie. In teoria dovremmo riuscire a resistere senza nessun problema. E dovremmo trionfare nel giro di pochi secondi. Non torno indietro, ragazzi. Non mettetevi in fila indiana. Perché vi mettete in fila indiana? E dai, e siccome trionfi tu che non hai fatto nulla. Ti avevo appena addestrato e... Lasciamo stare che sennò poi mi incocchio male male. E questo che cos'è? È un gioco con una grafica iperrealistica. E se ci giochi anche tu scoprirai che in realtà il gioco è completamente differente. Provaci e avrai delle grandi delusioni. Grandi avventure. Oh no, queste le odio perché mi mettono l'ansia. Distruggi la statua del nemico prima del tramonto. Partiamo con 4000 di oro e dobbiamo affrontare giganti e Archidon. Però mi danno l'instant build. No, l'instant. L'inglese è questo sconosciuto. Allora, se dobbiamo affrontare i giganti, tocca andare di Archidon. Ma proprio uno sproposito di Archidon. E che smai. Cerchiamo di puntare sugli Swordraff per distrarre temporaneamente il nemico. Un uomo può sempre sperare. Allora, cominciamo a spawnare Archidon a profusione. Anche... quanti minecraftini abbiamo? Ne abbiamo solo due? No, no, me ne servono decisamente molti di più. Perfetto, continua a spawnare Archidon. E vabbè,
Ma uno sproposito di giganti nemici. Però il lato positivo è che forse non ci attaccheranno. Salve signori, non vorrei mettervi fretta, ma è una coppia di corsa contro il tempo che il sole sta tramontando. Veloci, pedalate, pedalate. Forse quei due giganti riescono a batterli. E che c'hanno degli arci, non anche loro. Direi di spawnare della carne da macello, dicesi per l'appunto gli Swordraff, per cercare di distrarre i suddetti giganti nel frattempo. No, quel cocchio di sole sta scendendo troppo rapidamente. Allora, facciamo una prova, passiamo al contrattacco, non so se funzionerà. Incrociamo le dita, per fortuna sono giganti standard. E non attaccate di già, maledetti rompiscatole. Aia, ci stanno attaccando. Beh, quantomeno stanno attaccando i tizi lì davanti. Arcieri, arcieri, ce la fate? O peggiore delle ipotesi, uso quella magia del fulmine che abbiamo ottenuto prima. I giganti non attaccano. I giganti non attaccano, a quanto pare sono degli imbecilli di proporzioni bibliche. Mandatemi un altro po' di Swordraff. Molto gentilmente. Oh mio Dio, non abbiamo calcolato i rinforzi. O il fatto che le faretre degli Archidon non fanno praticamente danno. Ma vabbè, dettagli, ci stanno facendo parecchio male. Aia, aia. Ragazzi, indietreggiate un attimino. Indietreggiate un cicinino, che è meglio. Guarda che hanno già rimpiazzato le unità, bastardoni. Così facendo, dicevo, abbiamo la carne da macello in prima linea. E potranno distrarre le unità nemiche. Ok, oh, decisamente molto meglio. Vai, continua a colpire. Ti prego, non mandare i rinforzi. Ah, mandato i giganti. No, 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 siamo morti male. Porca di quella suprema porca. Mandate altre carne da macello, presto. Sperando che arrivino in tempo. Arcieri, voi attaccate la statua. Non azzardatevi ad attaccare il gigante. Non attaccate il cocchio. Oh, marone, attaccano il gigante. No, bravi, bravi. È fatta, è fatta. Manca pochissimo. Continuate a colpire quella boia di statua. Daje, daje. Oh, l'abbiamo rischiato più grosso. Abbiamo rischiato veramente tanto grosso. Olè, un'altra chest. Dammela subito, dammela. Per porca. Prima devo guardarmi la pubblicità di Mech Arena. Gioca anche tu a Mech Arena. E se spendi 8 miliardi di euro avrai in regalo staciolla. Ma vabbè, dettagli. Aspetta, Mech Arena mi è già fregato in passato perché non avevo notato che la X è. Dai, non ditemi che è un caso che è nascosta là in alto. Siamo fit di null che è meglio. Dammi il forzier. Voglio sperare che stavolta non verrò truffato come le altre 8 miliardi di volte. Disse il patito di gioco d'azzardo e via dicendo. Dai, dai, doppio insulto, ok? Mi hai dato un po' di gemmine, mi ha ridato praticamente le magie che ho speso prima. Perché ce l'hai con me? Io, Gioco, ti volevo tanto bene. Oh, ragazzi, è un bel po' che non ci facciamo un bel torneo in difficoltà pazzesca. Andrei sempre di minatore. È una tattica che funziona, perché porco cane, l'unico vantaggio qua è che gli Swordraff si spawnano più rapidamente. Qui devi controllare gli Archidon, ma con la mira del Denon Gamer Ceone. E questi recuperano le lanciusa. Ma dai, ma è una boiata assurda. Ok, vediamo un po', dobbiamo affrontare Maverick. Ed entrambe le squadre iniziano con un'enorme quantità di oro. Quindi già la prima la vinciamo easy easy. Che dite, proviamo tattiche differenti? Spawniamo i nonni? Non lo so, potrebbe funzionare, eh? Non dico di no. Ok, voglio provare, voglio dare fiducia ai nonni una volta tanto. Perfetto, ecco qua una bella potenziata al vecchiaccio maledetto. Casomai anche gli Archidon. Perché mi dai così tanti punti? E ovviamente anche gli nostri Swordraff. E assicuriamoci di fare uno sproposito di denaro extra. E aumentiamo le dimensioni della statua. E che cocchio ne sotto. Piccone is the way, potenziamolo al massimo. Perfetto, vediamo un po'. 10.000 di oro, vai di nonno. Vai pesantemente di nonno. E anche un paio di minecraftiani. Anzi, aspetta. Diamo priorità ai minecraftiani. Così intanto farmiamo altro oro, che cosa buona e tanto giusta. Non è che mi attaccate subito, vero? No, per adesso è tranquilla. Oh, siamo morti. Il nemico si gioca subito un gigante. Io ti odio nel profondo. Porco cane, allora diminuiamo un pochettino l'oro e aumentiamo i nostri arcieri, che cosa buona e tanto giusta. Magari anche su qualche Swordraff di base in caso di necessità. Dai, ti giochi anche tu il nonno. No, 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 e poi no. Frusta, frusta tutti come non ci fosse un domani. Mi è salita una violenza incredibile all'improvviso. Otto, guarda, stanno arrivando un sacco di ragazzuoli. Che piacere incontrarvi. Ok, nonni, continuate a spawnare tutti i minion, che cosa buona e tanto giusta. E passiamo a contrattacco pesante. È che il nonno mi resta indietro, porco cane. Gli pesa la pensione. Guardalo, questo come c'ha voglia di morire subito adesso now. Qualcosa di incredibile. Ok, per essere la prima battaglia, come ho detto, ci stanno già andando giù pesante. Forza, arcieri. Tritate male tutti, tritate male soprattutto i nonni. Maledetti vecchiacci schifosi. Ok, ce li stanno bullizzando male male. No, no, non sta andando troppo avanti. Oh, oh, il gigante c'è morto.
Perfetto, se siamo fortunati non dobbiamo neanche retrocedere quando arriveranno i rinforzi nemici. Bene o male, i nonni dovrebbero stunnare letteralmente chiunque. Se non fosse che arriveranno sicuramente dei giganti. Oh, maronne. Vabbè, da dove arriva sta gente? Da dove arriva sta gente? Contrattaccate! I prodigi, sai che ci abbiamo 8 miliardi di arcieri, avanti. Lui non si arrende mai, sì. Scusi, vorrei far fuori la sua statua. Continuate ad attaccare. No, non mi attacchi con gli arti, dopo che tanto vediamo di richiedere un po' di unità. Ah, l'abbiamo distrutta, non stavo capendo cosa stesse accadendo. Ok, l'importante è aver vinto. Wow, ancora sto gioco, dicevo l'importante è aver vinto. Ok, vediamo un po' questa volta chi dovremo affrontare. Tom Cruise. Ehi là là, Mission Impossible. Le squadre iniziano con 14 minatori e una tonnellata di oro sul campo di battaglia. Ok, quindi dobbiamo puntare tendenzialmente tutto sul piccone del minatore. Perfetto, così ci riporta indietro uno sproposito di oro. E per il resto, superiorità numerica is the way come al solito. Casomai qualche Arcidon. E perché no, la corona della statua. Yay, partiamo alla grandissima. Subito gli Swordraff. Perfetto, perché ci attaccheranno pesantemente. Pertanto dobbiamo difendere i nostri uomini e attaccare i suoi. Se vabbè, col randello. È arrivato Capitan Randello, ma spostati pezzente. Ok, bravi ragazzuoli. C'è bisogno di picconare. Ma picconate più rapidamente, bastardi. Ecco qua, ottimo. Gli stiamo anche già triturando tutti i suoi minecraftiani. Dovremmo aver riportato indietro una quantità spropositata di oro. Scusate, mi è salito il momento inscription, portate pazienza. Ok, altri Swordraff. Perfetto, ritornate indietro, ragazzi. Che meraviglia. Che meraviglia, gente. Hanno ancora un sacco di minecraftiani, però, Vediamo di ridurne il numero quanto prima. Questa è un'unità che stava controllando lui. Hai capito il bastardo? Gioco, fra un decennio sono ancora qua, però. Da dove arrivano tutti questi minecraftiani? Continuate a sbudellarli. Si sta giocando anche le unità con lo stick. Perché c'ha lo stick per farsi selfie, signore? Ma non si vergogna. Ma che cocchio. E infatti c'è morto male male. E sì, ma basta spawnare unità. Gioco, non mi costringere a usare il frustino. Ok, per adesso tutto bene. Stiamo vincendo alla grande. Santa armatura vampirica. Oh, qui saremmo periti molto tempo fa. Ok, perfetto. E ritornate indietro. Ritornate indietro che siete feriti gravemente. Va che bastardi, sono arrivati con gli arcieri. E niente, mi costringi a frustarti come non ci fosse un domani. Attaccate tutti, non mi importa. Sì, come no. Aspetta e spera. Triturate quella maledettissima statua. Forza, mi prodi, continuate a giungere, presto. Ok, dovremmo vincerla easy come prima. Oh, ci prova comunque fino alla fine, La vinco io la coppa del nonno, che cocchio. Perfetto, e di men che non si dica, ci siamo aggiudicati lo scontro senza nessun problema. Non c'ho voglia di star qua tutto il pomeriggio, c'ho un video da registrare, un video da montare, una vita da mediano. Ok, altra battaglia vinta, quindi passiamo al prossimo round e la semifinale contro Vimbrule e Vin Diesel. C'è un mucchio di rocce tra te e il nemico. Vabbè, la roba quella stupida praticamente. Vai, superiorità numerica ancora una volta. Ciccio, più superiorità numerica. Ok. Ovviamente puntiamo tutto anche sui nostri minatori. Corona della statua. E senti, fammi di borsa direttamente, così sti pesaculoni trasportano molte più risorse. Ok, iniziamo con la classica coppia di minecraftiani. E presumo che lui attaccherà quanto prima la suddetta roccia, che allo stato attuale non ci serve a nulla. Guarda quanto cocchio di oro non riportano indietro. Meraviglioso. Non faccio neanche in tempo a spawnare le unità che si riempiono di nuovo le casse. Ok, abbiamo una discreta armata. Anche lui non scherza però, Sta controllando i minatori così fa più in fretta. Pezzente, hai solo due minatori, ci muori male. Oh, l'ha presa sul personale, si è triggerato male. Ok, vediamo di andare ad accoglierli quanto prima. Intanto continuiamo a richiedere unità. Scusi, buon uomo, l'aiuto a far fuori la roccia. Maledetta roccia, ti frapponi fra me e i miei nemici. Ok, possiamo triturarli. No, hanno cambiato idea, hanno visto quello che c'era oltre la roccia. Hanno detto, magari mi faccio i cocchi miei. Perfetto, continuate a triturare, continuate a reclutare, continuate a sbudellare se possibile. Anche questi minecraftiani, ottimo, bravi, andatemi prodi. E poi ritornate indietro, che non mi fido di sti fetenti. Signore, non per dire, lei è una freccia conficcata in testa, non dovrebbe essere vivo, mob dettagli. Questo c'è una freccia conficcata quasi a livello culo. Hanno già reclutato altri ragazzuoli. Aspettiamo qualche secondo e fatemi aumentare la mia armata. Non che ci sia necessità, solo per piacere personale. No, non attaccare con gli Arcidon, dai, non sto a fare il bastardo. Ma sei un pezzentone. Ma vergognati. Ma c'hai la mamma Arcidon, santo cielo. Ok, nel frattempo vediamo di richiedere altri ragazzuoli. Perfetto, no, non mi muovo da qua. Non mi muovo da qua, non me ne frega niente.
Sono già arrivati i suoi rinforzi. Secondo me li tiriamo male. Fidatevi, nel giro di pochi secondi qua avremo un sacco di concime per la terra. Ok, mi piace quello che vedo. Mi piace quello che vedo. E in me che non si dica, abbiamo abbattuto quella orripilante statua Archidon e abbiamo vinto la penultima battaglia. Pertanto non ci resta che passare allo scontro finale contro il signor Cyrus. Vediamo un po' che abilità hai. Ogni 60 secondi ti viene regalato dell'oro. Costruzione immediata. Vabbè, allora easy proprio. Non la cambio sta tattica, ma neanche se volete. Perfetto. Vai di... Oddio, i Minecraftiani non ha neanche senso potenziarli più di tanto. Ma vabbè, dettagli. Se tu ti giochi giganti, c'hai la nonna troterrima. Quindi, peggiore delle ipotesi, una potenziata veloce ai Leonida. Se proprio la situazione prendesse una piega bastardamente inaspettata. Allora, vai. Senza un minimo di rispetto. Reclutate tutti. Perfetto, appena possibile anche dei... No, non lo so, i Minecraftiani per adesso li lascerei invariati. È andato di Leonida pesante lui. Fategli fare la fine degli altri 300, anzi degli altri 299 in questo caso. Ma vabbè, dettagli. Ha cambiato idea. Ha detto magari... No! Ho visto adesso. Sei un pezzo di erba, ti sei giocati giganti. Ah, ma guarda un po'. Oh, noto peraltro che non abbiamo i Minecraftiani. Era la statua che stava farmando oro. Dimmele ste cose, gioco. Ok, potremmo anche riuscire a tritarli, che ha un sacco di unità. Ha veramente uno sproposito di unità. E lo sappiamo tutti che entro pochi secondi arriverà una carrellata di oro. Vediamo un po' se riusciamo a tritare tutti. Vai senza nessun problema. È arrivato l'oro. Ok, richiediamo anche degli Archidon nel frattempo. Maronne la violenza assurda. Usiamo questa magia, così li trituriamo molto più rapidamente. E dai, ancora giganti. Perfetto, questi li abbiamo eliminati. Oh, con quanta violenza ci siamo accaniti sul nemico. Perfetto, abbiamo perso un po' di unità. Ma devo dire che, guardali, sono tutti sdrogati male. Cos'è? Signori, datevi una calmata, avanti. C'è abbastanza stato per tutti. No, attaccatelo. Perché questo deve essere... Questo gioco è capitanato dall'imbecillità artificiale. Anzi, vabbè, lasciamo stare che è meglio. L'importante è averla vinta. Mi cuco tutte le gemmine, mi cuco un po' di stelline. E purtroppo anche una pubblicità. Cos'è sta roba? Cosa stiamo... No, ma perché? Vi dovete fributare tutto. Ok, ho vinto io, dammi la coppa del nonno, aio, e vi sarò tutti felici e contenti. Grazie! Abbiamo anche sbloccato un avatar, che cosa buona e tanto giusta. Ok, ancora il telone, è riuscito a trionfare. Volevo fare una piccola prova. Allora, mi cancelli questa campagna, grazie, molto gentile, e la iniziamo in pazzesca. No, grazie, sì, so già cos'è accaduto in passato, che cosa buona e tanto giusta. Saltiamo il tutorial e credo proprio che ci moriremo male. Guardali, i miei piccoli stellini hanno il randello. Il randello vampirico, mi sale una tristezza di proporzioni bibliche. La statua fa schifo, non è che abbastanza oro per un minecraftiano. Ma dai, ma come siamo ridotti male. Ma che cocchio, non posso neanche utilizzare le magie. Volevo velocizzare i minecraftiani. Ed invece, no. Ok, abbiamo ben 4 soldati armati di bastone vampirico. Ce li trucideranno probabilmente ancora prima che riescano ad avvicinarsi. Vediamo un po' quanti danni fanno. Ok, resistiamo decentemente. Però siamo noi stessi che non facciamo praticamente danno. Deve andare peggio. No, Minecraftiani, non fuggite. Aspetta che recluto intanto altri ragazzuoli. Proviamo a bullizzare la statua nemica. Il problema è che intanto ce li shotano da dietro pesantemente. E vabbè, fanno dei danni assurdi con quelle frecce. Ma mi prendi in giro? No, ma dai, è impossibile. No, Ciccio, torna indietro. Dobbiamo reclutare molti più uomini. Perfetto, ripartiamo all'attacco. Intanto continuiamo a reclutare soldati. Vediamo un po' se riusciamo a fargli un po' più di danni. Maronne, non abbiamo cominciato. Guarda, ce li ha già subito. Ma non hai neanche ritirato le truppe, non vale. Ragazzi, triturateli almeno i minecraftiani. Fate qualcosa, non lo so nemmeno io. Io mi metto a piangere nel frattempo. Dai, ok, bullizzate la statua. Non so che rinforzi avrà. Oddio, oh maronne. Ok, continuate ad attaccare, non è un problema. Sono degli Archidon normali. Possiamo vincere forse la prima battaglia, gente. Di solito la vinco in 40 secondi in modalità facile. Qua saremmo in partita da almeno 3 minuti. Vai, perfetto, attacca. Ora bullizzate la statua. Non me ne frega di Minecraftiani, bullizzateli la statua, gente. Ok, decisamente molto meglio. E yay, abbiamo già sudato con la prima. 3 minuti. Ok, abbiamo un po' di gemmine extra. Mi sa che abbiamo sbloccato un'unità, gente. Forse gli Archidon. Non possiamo andare avanti in questo modo. Ok, allora potenziamo subito i nostri ragazzuoli. Il casco. Beh, possiamo renderli un attimino più resistenti.
meglio che nulla, purtroppo ancora non abbiamo neanche le spade. Ci abbiamo la tristezza e la povertà. Ok, signori, proviamo ad affrontare la missione successiva, ma qua non promette bene. Dobbiamo sopravvivere fino al tramonto? Ma mi prendi in giro? Mettiamo un altro po' di Swordraff, che almeno c'hanno l'elmetto un po' più serio. Oh, ci attaccano quei leoni da subito. Oh, perfetto. Siamo belli che morti, praticamente. Velocizzami, minecraftiani, sperando di riuscire a resistere. Aiuto. Vediamo un po'. Non facciamo niente. Non facciamo niente. Per contro loro ci fanno uno sproposito di male. Signore, se vuole dare una mano ai suoi colleghi, appena un secondo. Ragazzi, riportate indietro tutto quell'oro. Perfetto, perfetto, perfetto. Recluta altri soldati. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, la vinciamo? Sì, ma per il manebuccio di Chiurlo. E signori, me lo fate fuori perché ci ha fatto una mare di da. Ehi, guarda, arrivano i colleghi. Arrivano i colleghi. Che faccio? Ritiriamoci. Ritiriamoci 10 secondi. Sperando che gli arcidon del castello riescono a bullizzarli male male. Anche se questi ci faranno una mare di danni la statua. Perché di... Oh, marone! Ci fanno tanti danni la statua. Continua ad attaccare. Continua ad attaccare. Intanto curiamo i nostri ragazzuoli. E reclutiamone un altro po'. Resta solo l'ultimo, i miei pro di arcidon. Aspetta che non arrivino altri nel frattempo. Sì, stanno arrivando altri. Quindi eliminatelo e torniamo fuori. Perfetto. Siamo messi decisamente meglio di prima, mi consolo. E quantomeno i nostri giocatori di Minecraft riescono a recuperarmi un po' di oro. Che tanto buona e tanto giusta. Sole, se vuoi tramontare un po' più in fretta, metto... Non mi offendo. Vediamo un po' come va da queste parti. Ah, vabbè. Sono solo due soldati che passavano di là. Vediamo di bullizzarli male male. In teoria questo mi dovrebbe dare la spada per gli Swordraff. Spero. Che non sarebbe decisamente male. Ok, li abbiamo bullizzati male. Hanno altri cugini? Per adesso no, indietreggiatemi, prodi. In teoria l'abbiamo vinta. In pratica potrebbero attaccarci un'ultima volta pesantemente. Sottolineo pesantemente. Dai ragazzi, che il sole è praticamente tramontato. Non siamo neanche costretti a vincerla. Ci basta resistere e cercare di sfinire le unità nemiche. Ma secondo me gli facciamo il Chiurlo a strisce, eh. Vai così. Santi, Swordraff, cosa faremo senza di voi? Se finiamo la campagna in modalità assurdamente difficile, spero che ci dia anche un sacco di gemmine. Yay, abbiamo trionfato per immane bucio, immane gigantesco bucio. Ma soprattutto, abbiamo la chest, gente. Abemus la chest e abbiamo strapumarone. Vedo pubblicità molto buggate, gioco. Signorina, me la dia tutta quella chest, cortesemente. Vediamo un po', la skin più utile del gioco. Voglio cose vampiriche, ti prego, guarda. Dai. Ma lo wow, la magia che ho ottenuto oggi, che ho detto wow, non l'ho mai utilizzata, vuol dire che probabilmente non serve. Senti, tornami indietro. Perfetto, guarda, faccio giusto un paio di non morti. Siamo alla notte 37, stava andando tutto bene e tutte cose, perfetto. Aggiungi un posto a tavola che c'è uno zombie in più. No, qua ce ne sono tanti più del previsto. Ragazzi, perché state attaccando? No, smettete di attaccare e fatevi i cocchi vostri. Ora passiamo al contrattacco. Andate, miei putrescenti non morti. Ok, anche queste le vinciamo easy easy. E nei corsi episodi avete visto che ci hanno un attimino bullizzato i giganti più potenti e arrabbiati con la vita. Però secondo me possiamo andare avanti. Oh no, stavo per dire 3000 notti e poi abbiamo ritrovato gli zombie che ti tirano il pancreas lì, che schifo. Vi giuro, quando faccio sta modalità ormai non ci capisco nulla. Cosa stanno facendo questi con lo scudo tirato su? Ma vergognatevi, ma non state facendo niente. Anche voi che siete stati spawnati e siete sacrificabili. Porco cane, andate a fare qualcosa. Dai, che mi hanno avvelenato di nuovo le unità. E che poi si buggano. Gli vanno praticamente a culo e si buggano male male. Lo scorso episodio ho dovuto farle indietreggiare perché si erano buggati sotto il tizio. Ok, dovremmo riuscire a resistere. Perfetto. Tu spawni unità esattamente quando stiamo per vincere. Sei un po' rincretinito. Il lato positivo è che ci danno 10 gemmine. Che cosa buona e tanto giusta. Però il nonno mi manca, santo cielo. Non ha mai potuto avere la pensione perché è deceduto un paio di giorni prima mentre tornava a casa dall'ufficio postale. Ok, per adesso tutto tranquillo. Vediamo che non ci attacchino da sotto all'improvviso. No, no, non volevo prendere controllo del tizio. Perché quando la fisso sembra che la luna stia scendendo tanto rapidamente, ma poi quando devi affrontare la battaglia ci passa tipo 8000 miliardi di minuti. Poi quando non la guardo sembra che invece stia tornando verso l'alto. Ok, passiamo al contrattacco perché ci sono i leoni da arrabbiati con la vita. E basta. Buongiorno. Ci siamo dimenticati di zombie nemici, che sta succedendo? Ok, intanto noi bullizziamoli male male. Palpeggiateli tutti, rubateli i portafogli e tutte cose. Non sta arrivando nessun altro. Ok. Oh, va che resistono nonostante tutto. Si sono fatti palpeggiare le natiche in continuazione da mani putrescenti. Vabbè che c'hanno anche loro le natiche putrescenti. Però resistono nonostante tutto l'imbarazzo sociale. Oh, oh, è riuscito a passare dietro. No, ragazzi, bullizzatelo verso destra, non verso... Va che lo spingono verso i nostri ragazzuoli. Gli arcieri hanno contribuito. Era una vita che non sparavano una freccia. Ma è stata una boiata vincere questa missione.
ma mi sale una tristitudine. 3 morti uccisi. 2333. Un 3 over 9000 in questo caso. Oh, senti, affrontiamo anche la notte 39 a sto punto. Vedo che gli zombie si sono ricordati. Mi sa che ieri sera ci avevano un appuntamento, vai a sapere. Notte 39, sì. Volevo leggere il cartello, grazie di esserti abbassato proprio in quel momento, perfetto, metti via l'Arbre Magique. Oh no, sono gli zombie che tirano gli schifi. Ok, mandiamo avanti i nostri ragazzuoli. Perfetto, tu continua a evocare schifi, bravo, bravo, bravo. E voi altri continuate a non guadagnarvi lo stipendio. Ok, vediamo di fargli passare la voglia di ritornare in vita. Che poi voglio dire, sei tutto putrescente, ma chi te lo fa fare, dico io, no? Perfetto, continuate ad attaccare. Quanti ne possiamo evocare di quei codi? Altri 3? Vabbè. Lascia stare che è meglio, cioè se ci muore lui, io piango nel profondo. Sono tanti stavolta, gente, sono veramente uno sproposito. Oh mio Dio, i Leonida che si stanno dando da fa... Sì, si sono fatti avvelenare. Leonida, se ci muori, porco cane. No, le signorine lo stanno curando, che cosa buona e tanto giusta. Signorine, curatemi anche il tizio là davanti. Che poi io dirò una boiata, ma se potessi spawnare uno sproposito di Swordraff potenziati al massimo, fidatevi che se battaglie le vinceremo alla velocità della luce. Dai, ci mettete una vita con quegli scudozzi. Non fanno altro che spazzare i non morti. Ma gli fanno un disisparta con lo scudo, praticamente. Oh, l'importante è vincere, non dico di no. Ma guardate che siamo al limite della mappa. Non possiamo spingerli più in là di sto punto. Vabbè, aspettiamo che sorga il sole. Luna cala più velocemente, che mi stanno salendo a me i porchi. Ok, grazie. Vedo che ogni tanto il gioco mi ascolta. Yay. Buono signori, io direi che per questo episodio ci siamo traumatizzati abbastanza. Nei commenti fatemi sapere se volete che continuiamo questa serie, oppure Stick War 3, o cambiamo completamente gioco. Lasciate un bel mi piace, altrimenti tutte le chest che aprirete da questo momento in poi conterranno del loot DM, un po' come accade al The Long Gamer. E noi ci vedremo eventualmente in un prossimo video. Ciao ciao!